La normativa in materia di barriere architettoniche in vigore dal 1989 specifica che deve essere garantita l'accessibilità ai vari ambienti con particolare attenzione ai luoghi pubblici. Ancora oggi, invece, capita troppo spesso di imbattersi in edifici pubblici e privati in cui ci sono ostacoli che impediscono di raggiungere alcuni spazi, accessi, ingressi, servizi igienici, ascensori, altezze non fruibili per coloro che presentano un handicap motorio o fisico. Spesso si dimentica di considerare che esistono anche disabilità temporanee come una gamba o un braccio ingessato. Altri esempi classici di barriera architettonica sono scalini, porte strette, spazi ridotti, oppure, così come le rampe del centro commerciale di San Lazzaro, troppo pendenti, tant'è che chi utilizza delle stampelle preferisce addirittura passare per le scale. Sono ripide a tal punto da non riuscire nemmeno a spingere una carrozzina fino al piano superiore, dove è situato il centro ambulatoriale di riabilitazione dell'ASUR. Questa situazione va denunciata perché non è possibile che un disabile che deve fare una visita di fisioterapia si trovi l'ambulatorio in un primo piano dove è accessibile solo tramite due rampe lunghissime, tra l'altro la carrozzina è un peso, perché sicuramente se è una donna a dover portare la carrozzina non ce la fa. L'ascensore purtroppo è chiuso perché bisogna andare di sopra a chiedere le chiavi, quindi uno deve lasciare la carrozzina con l'anziana o con addirittura anche un ragazzino, perché anche ci sono i ragazzini disabili, deve lasciare la persona di sotto, deve salire a chiedere di aprire la chiave per l'ascensore, insomma deve fare è una situazione da paese del quarto mondo. Solo se la sanità è questa, non è una sanità che ci piace, se è una sanità che dite che funziona, non è vero. E l'ascensore che è a disposizione solo dell'ASUR e non di altri esercenti è anche molto piccolo e qualcuno non se la sente proprio di entrarci, nemmeno la signora Sandrina. È brutto. È piccolino, la carrozzina non si sa se ci entra. Quindi lei preferisce non entrare nell'ascensore? No. Invece quando percorre la rampa ha paura? Beh. Come si sente? Spera che in qualche modo possano risolvere la situazione? Speriamo di sì. A darci informazioni sull'argomento l'ingegner Rodolfo Cascioli, responsabile patrimonio attività tecniche dell'area Vasta 1. Praticamente questo è un ascensore dedicato al nostro servizio, che è la proprietà dell'immobile. Noi siamo lì in affitto, in locazione, abbiamo il nostro servizio fisioterapico in locazione in questo stabile, però essendo al primo piano, avendo problemi di barriere architettoniche, la proprietà ci ha realizzato questo ascensore, che è però dedicato al nostro servizio, quindi viene attivato al bisogno, cioè gli operatori sanitari quando arriva un disabile con il quale hanno appuntamento lo sanno e gli attivano l'ascensore, perché quando si è provato anche a lasciarlo attivo ci sono stati dei problemi, delle volte hanno trovato le porte forzate, delle volte hanno trovato gente che ci andava dentro lì a San Lazzaro, quindi è un ascensore che viene tenuto chiuso e viene attivato solo al bisogno quando un utente deve usufruire del nostro servizio. Il problema non è soltanto per salire, ma anche per scendere. Ah, per scendere è lo stesso. Io ti ho detto, ho fatto una sudata, io che insomma non sono grosso, però insomma sono abbastanza robustino, ma io mi metto nei panni di chi non ha purtroppo la possibilità di farsi accompagnare da un uomo. E quindi è una situazione veramente di disagio, sul disagio come hai detto prima. Avete sentito oltretutto diverse lamentele? Sì, anche quando eravamo appunto per la visita, tutti gli anziani che erano lì, perché effettivamente chi ha bisogno del fisioterapista di solito ha problemi di deambulazione. Sì, può succedere che uno ha il gomito che non gli fa male, ma soprattutto sul fatto della deambulazione, quindi non possono camminare. Come si fa a mettere un ambulatorio così irraggiungibile, cioè questa non è a prossimità, quindi voglio dire sono delle colpe anche di gestione, perché chi fa queste cose vuol mettere in difficoltà i nostri pazienti, i nostri cittadini, soprattutto i nostri anziani. I problemi però non sono finiti qui, perché questa piccola rampa d'accesso al centro commerciale di San Lazzaro molto spesso, come ci raccontano alcuni testimoni, non può essere utilizzata a causa di automobilisti che posteggiano lì davanti, bloccando quindi il passaggio. La segnaletica è tutta cancellata lì, quindi sarebbe il caso di rifarla per bene, magari farne evidenziare i cartelli. E qui non si vede niente, uno arriva magari da fuori, vede il buco e parcheggia su. Certo.
quindi cioè, le responsabilità sono diverse. Ci sono spesso le macchine davanti alla rampa? Ci sono dalla mattina alla sera, perché dalla qui c'è il supermercato, c'è... E la gente come arriva parcheggia. Non è mai libero? Non è mai libero, no, non è mai libero. Anche per parcheggiare un posto non si trova neanche, perché le macchine dopo si mettono come uno vuole, però lì lo dovrebbero lasciare libero perché ci debbono passare queste persone con queste carrozzelle. Perché le persone che hanno bisogno di entrare lì nella rampa per poter andare nei negozi, a fare una visita, fare una fisioterapia, debbono Poreni anche loro poter risolvere questa situazione, perché non possono andare avanti così.